questo dovrebbe essere diverso. E proprio per questo motivo, tornando al discorso dell'importanza di costituire un soggetto nuovo che permetta alle varie realtà politiche che ci sono all'interno di questa lista di tornare in Parlamento, una cosa che ho già detto nella nostra riunione, e di fare una forte opposizione a questo Partito Democratico, che in realtà realmente di sinistra non ha più niente, perché come mi è già capitato di dire appunto in altre occasioni, un partito che si dice di centro-sinistra che propone una riforma sulla pubblica amministrazione che taglia i permessi di stacchi sindacali, ragazzi, deve far ragionare tutti. Lo svuotamento del centro-destra è vero, sono andati tutti nel PD, il 40% non l'ha preso il Partito Democratico, l'ha preso Renzi, l'ha preso lui perché piace alla destra, piace ai leghisti, piace a quelli che votavano Berlusconi. Perché? Perché fa discorsi anche populisti, spesso e volentieri, attacca il sindacato, attacca questo giovanilismo a tutti i costi, dove sembra che una persona per essere un politico valido deve solo avere un'età bassa, e tutto il resto, tutto ciò che non è più che giovane, più che nuovo, un po' anche sulla linea del Movimento 5 Stelle, che anche lì è un'altra forza da cui secondo me bisogna stare molto attenti, visto l'orientamento che ha preso in Europa con la destra più decera, dimostrando quello che un po' tutti noi abbiamo temuto, più che meno abbiamo temuto da quando il Movimento 5 Stelle è nato. Quindi credo che, è vero, 4% non è questa grandissima vittoria, però ci ha permesso di ricominciare a poter dire la nostra. Io vedo che, parlo per quanto riguarda Rifondazione, da dopo le elezioni il nostro segretario nazionale qualche volta in più in televisione, c'è anche oggi al TG.com per dire, comunque si vede qualcosa in più, la possibilità di portare le nostre istanze in canali che non avevamo e che comunque non abbiamo, ma comunque un po' di più adesso ci sono, c'è. Io credo che veramente la necessità di creare questo nuovo soggetto con il concetto di una testa e un voto e con la realtà delle persone, dei partiti di cui fanno parte le persone, i compagni e i compagni che entreranno all'interno del soggetto, che non devono assolutamente sciogliersi, come anche Gigi diceva all'ultima riunione, l'hanno detto al nostro regionale, l'ho sentito anch'io, cioè la Rifondazione non ha la benché minima intenzione di sciogliersi. Avanti, porti le sue istanze, le sue campagne come partito, e che le persone iscritte al partito entrino a far parte di questo nuovo soggetto, che è la linea che abbiamo sostenuto in tanti al congresso, cioè che deve esserci una sinistra allargata e plurale, dove le persone iscritte ai partiti siano parte integrante del soggetto, con il concetto di una testa e un voto, dove però in realtà devono essere rappresentanti delle prospettive un po' di tutti. Anche perché se si riesce a creare veramente un'altra Italia dopo un'altra Europa e si riesce a tornare in Parlamento e a tentare di fare un'opposizione, visto qua che stanno veramente distruggendo un paese, si riesce realmente, magari si può pensare o auspicare di andare a rappresentare veramente le classi, le persone, i precari del mondo intellettuale, come dicevi tu, ma anche i precari delle fabbriche, i precari delle agenzie, i contatti atipici e quant'altro. Quindi secondo me le difficoltà sono tante, la base d'inizio ce l'abbiamo, vediamoci tutti un pochino gli angoli, abbassiamo la testa, la vogliamo, ma la vogliamo tutti e seriamente per il fine che credo sia comune.